È ormai scontro aperto tra maggioranza e opposizione dopo il consiglio comunale di ieri, durante il quale è stato bocciato un ordine del giorno del centro sinistra per il sostegno economico ai commercianti danneggiati da Cantieri. Ordine del giorno che prevedeva il ricorso a una legge regionale firmata da Sant'Angelo, ma per il presidente Sant'Angelo stesso e il segretario la cifra inserita da loro, 200.000 euro che univa due ordini del giorno, era inammissibile tecnicamente poiché doveva essere sostenuta da carte. Il centro sinistra aveva emendato ulteriormente l'ordine del giorno. Cassata la cifra dalle minoranze, e questo non è passato lo stesso. La maggioranza con il il Sindaco Daniele ha replicato in aula dicendo che i problemi non si risolvono così, ma la questione è incandescente e la minoranza ha convocato per oggi una conferenza stampa per tornare all'attacco. È un fatto grave che ancora non si riescono a dare risposte ai commercianti del centro storico. Il problema è che ci sono gli strumenti, ma questa amministrazione non si decide ad utilizzarli. In tutto, anzi per tutto dovremmo menzionare quella che è la legge regionale 32 del 2019. Che ha le risorse a supporto, che è stata fatta maggiormente per il Comune dell'Aquila e che questo Comune non vuole spendere. Che cosa serve? Basta fare un avviso da parte del Comune dell'Aquila per capire la platea dei beneficiari e capire quant'è quante sono le risorse da richiedere alla Regione Abruzzo, dopodiché la Regione fa quanto di competenza per il trasferimento di quelle risorse, ma se il Comune non si sveglia è chiaro che i commercianti continuano a rimanere con questa criticità. La Regione peraltro sarebbe disposta ad aumentare i fondi che oggi sarebbero intorno ai 100.000 euro, dunque l'inghippo non sta lì per loro ma solo nel Comune. L'opposizione è arrivata ormai al terzo ordine del giorno in merito. Oggi si deve tracciare una linea, innanzitutto con il passato, dicendo quanto non è stato realizzato da questo comune e anche programmare quelle che saranno le scelte future, perché sappiamo che la città dell'Aquila è la città per eccellenza per i grandi cantieri e sarà la città per eccellenza dove utilizzare questo strumento regionale. Bisogna farlo, noi non chiediamo altro che metterlo in pratica. Non è un fatto politico, è un fatto di dare risposte alla cittadinanza.